sta succedendo è che c'è l'inferno qui. Sono stato soccorso, sono stato un'ora sul tetto di casa e sono arrivati i vigili del fuoco con l'elicottero a soccorrere. E c'era circa 2 metri d'acqua lì dove è la mia abitazione. E sono andato sul tetto perché c'era tanta acqua dentro casa e sono arrivati i vigili del fuoco, mi hanno visto e mi hanno soccorso. Quindi l'hanno portata via con l'elicottero? Sì, con l'elicottero, ah, sì, è sì. È stata un'esperienza, immagino. Bruttissima, bruttissima. E di sicuro, dicendo. Fine, poi è caduto l'argine, prima è iniziato a tracimare sia qui che là, fino a quando quello più debole ha ceduto e ci ha inondato. Sono prelevato con l'elicottero dal tetto perché quando ho visto che l'acqua aumentava così in modo repentino abbiamo deciso di lasciare, di abbandonare. Sì, più che lo spavento è la delusione. È il fatto che abbiamo preso tutto praticamente, macchine, casa e tutto quello che c'era. Quindi abitate qui? Sì, abitiamo qui a Traversano. L'hanno evacuato, ma è caduto l'argine? Sì, ha rotto l'argine, abbiamo visto adesso dall'elicottero e ha rotto proprio di fronte ma a casa ci nostra. Siete? Le ragazze sono con voi? Quattro, sì. Siete quattro. Sono intervenuti con gli elicotteri quindi? Certo. Li hanno trasportato? Era impossibile andare via senza elicottero, era impossibile andare via dal di là. Ah, praticamente qui ha spaccato l'argine del fiume, del Lamone e traversare sott'acqua, ci sono almeno 3-4 metri. Fate una cosa drammatica veramente. No, traversare aveva solo tracimato il fiume, non aveva creato così dei danni. Aveva rotto dalla nostra parte Boncellino, stavolta è ancora peggio. Qui è peggio perché... Cioè qui è un disastro, anche perché l'altra volta aveva diciamo rotto in una zona dove è meno densità popolazione, qui è un centro abitato, quindi poi l'acqua sta passando da dietro e noi temiamo che ci venga poi da dietro, insomma, perché siamo circondati.
per il nostro comune in questo momento sono ore molto difficili e molto complicate, perché ovviamente stiamo gestendo un'emergenza che ovviamente è molto drammatica per il nostro comune. Ma è caduto l'argine? Sì, c'è stata una rotta praticamente nel centro abitato di Traversara, che è la frazione di Bagnacavallo. Avendo colpito principalmente una frazione in questo caso, quindi avendo una rotta in prossimità di un centro abitato, ovviamente è una situazione differente rispetto all'anno scorso e più complicata sicuramente da gestire. Da diverse ore gli elicotteri ovviamente dei soccorsi che stanno cercando di portare in salvo più persone possibili, che sono salite anche sui tetti ovviamente per cercare un riparo e mettersi in salvo dall'onda del fiume Lamone. Yes, you do.